Allora, turnaround semplicemente 1-6-2-5, per cui sul primo, il sesto, il secondo e il quinto grado di un centro tonale, se partiamo ad esempio dalla scala di C major, partiremo ovviamente Do, La, Re e G. Se partiamo ovviamente da tetradi, lo vedi da un discorso di questo tipo, no? Per un discorso di settori appartenenti proprio a utilizzo dei rivolti, settori ben definiti, possiamo anche fare un ragionamento di questa tipologia. Noi abbiamo visto per settorialità 1, 2, 3 e 4 e li identificammo come li identificò ai tempi Arnold Schoenberg, sesto, perché ovviamente il rapporto che c'è tra il terzo, la prima inversione, il primo grado, no? La prima inversione tra la terza e la tonica è di 6, ovviamente questo è il secondo, per cui quarta, sesta, questo lo identifichiamo sempre come comunque il terzo rivolto, questo è il nostro stato fondamentale, ovviamente cambio corda, stato fondamentale, stesso discorso, per cui io non è che faccio beneficenza, io poi sfrutto anche il mio blog per aiutare i miei amici, le persone che seguo, le cose. Noi sappiamo benissimo che ci siamo già occupati di questa cosa e questa forma delta noi senza nessun tipo di problema ce la portiamo dietro, giusto? Senza più nessun dubbio. Ma ovviamente è chiaro che, e su questo, ok, spendo due parole, nel momento in cui io abbasso una 7, ottengo un dominant. Qui, è chiaro, faccio le stesse cose. Vedi che abbasso semplicemente... di abbassare sempre una terza, una settima. La stessa cosa la farò per le minor, per le minor, per le minor, per le minor, per le minor,
per le minor, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto, se io desidero fare un'analisi prima di passare alla 12 keys, per cui su tutte le 12 chiavi di interpretazione, su quello che sono C major, G major, D major, A major, E major, B major, F sharp major, C sharp major, per cui inizio per tutto il circolo delle quinte sui diesis, su tutto il circolo delle quarte in flat, con i bemolle, per cui quello che sarà il Fa maggiore, il B flat major, l'E flat major, eccetera, 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 per cui tutte le 12 tonalità, pardon, tutte proprio le 15 tonalità, quindi compresa quella di Do maggiore, dovrò almeno partire da quelli che sono il fulcro, al di là del 2-5-1, dell'1-6-2-5, in qualsiasi settore del mio universo della chitarra. Per cui, guarda, ti faccio un esempio. 1, il più vicino 6 che mi può venire in mente è proprio questo. Il più vicino 2 è proprio questo. Oppure 5. Proseguo il 6, il 2, il 5. Io qui ho già fatto un ragionamento che sono dove andato oltre al dire so già troppo bene quali sono i dominant, so già troppo bene quali sono i minor 7, sono già andato oltre la padronanza di quelle che sono le forme, per cui dico 1, 6, 2, 5, per cui identifico la posizione delle toniche, 1, second inversion, ok? 6, ovviamente, right? Ora ovviamente passerò alla terza inversione, e qui chiaramente userò uno stato fondamentale per il 6, per il sesto grado, secondo. Senti come suona bene. Vedi bene? Ok? Per cui tutto sarà fatto in... Io non ho tempo di pensare, io devo eseguire una determinata cosa. Per cui adesso passiamo ai settori interni. Ok, adesso quello che ti spiego non è sicuramente una cosa molto semplice. Tra l'altro, chi me l'ha spiegata, quando me l'ha insegnata, io devo dire la verità, io quando me l'ha insegnata questa cosa Luciano Zadro è stato veramente e è veramente uno dei più grandi insegnanti che io ho mai incontrato nella mia vita, perché è di una preparazione e una professionalità che è immensa ed eccelsa, è veramente un grande, per cui io, e tra l'altro posso solamente consigliare a chiunque di recarsi da una persona come Luciano a prendere lezioni, imparare, mettersi nelle sue mani, e su questa cosa devo dire che lui è stato veramente eccelso nel trasmettermi questa cosa, e per quanto questa cosa poi una volta compresa sia ovviamente lineare e anche semplice da eseguire. In questo caso ovviamente noi vediamo le delta nel caso io in cui dovessi allocare, ovviamente lo vedi che il sesto minor lo vedo distribuito in questa sezione, il sesto minor lo vedo distribuito qui e ovviamente poi in root, ovviamente lo vedo distribuito poi in root in questa sezione, lo vedo qua ovviamente e lo vedo qui, mi manca semplicemente la dominante, lo senti, è inequivocabile ovviamente queste forme, ecco, per cui non è facile, però adesso dobbiamo cercare di rendere tutto questo molto omogeneo, per cui ecco, questo già vedi quanto sia un po' difficile da far suonare bene, però è
importante riuscire a trasmettere una certa linearità e morbidezza di esecuzione. Ovviamente questo significa che, come i delta li ho presi in quelle posizioni, prenderò un delta qui, prenderò un delta qui, prenderò un delta qui e prenderò un delta qui. Prenderò un minor 9, un minor 9, un minor 9, sorry. Lo vedi, no? Perché come prendevo un minor 9, prenderò un minor 9. Per cui io prenderò senti, è inconfondibile, chiaro? Oppure giusto? Buon lavoro.